L'essere umano ha la necessità di comunicare con il suo prossimo e la grande aspirazione è quella di trovare lungo il suo cammino quotidiano una vera, autentica amicizia. È tanta l'esigenza che alla prima manifestazione vuole subito credere di aver trovato un grande amico. Ma la certezza il più delle volte si affievolisce, finisce un sogno troppo bello per essere reale e subentra una delusione che rimarrà sempre impressa nel cuore. C'è un Dio che per mostrare la sua amicizia con l'uomo, sua creatura, decide di prendere forme umane per stargli vicino. Si sceglie una mamma unica per la sua bellezza femminile, pura e santa in ogni suo comportamento. Quando dà alla luce il figlio di Dio, gli viene profetizzato che avrebbe dovuto molto soffrire, perché questa sua creatura sarebbe stata motivo di contraddizione. Lo avrebbero criticato, calunniato, condannato, ammazzato per toglierlo di mezzo. Ma il cuore di questo Dio fatto uomo ha un amore sconfinato per le sue creature. Con tanta amarezza dice: ecco quel cuore che ti ha tanto amato e riceve da te soltanto ingratitudini e offese. Come posso fare, Signore, un patto di amicizia con te, se quando la vita mi riserva amarezze, dolore, delusioni, sfogo il mio nervosismo contro di te e ti offendo scaricandoti addosso la mia esasperazione? Però mi accorgo che tu continui a volermi bene e io crollo di fronte al tuo amore sconfinato, quando invece di condannarmi mi dici: se sei affaticato, stanco, deluso, irritato, vieni da me e io ti consolerò. Sono confuso, Signore, ma non riesco a respingere la tua amicizia. Sigilliamola non con le parole. Mi getto al tuo collo, ti abbraccio e ti sussurro: grazie, mio vero amico. Se mi dai la tua amicizia, o Signore, altro non ti chiederò. La tua strada diventi la mia strada. Nella gioia e nel dolore, con la mano nella tua, camminerò.